Boxy Boo è il nuovo paurosissimo mostro proveniente da Project Playtime. Oggi è nel nostro mondo di Minecraft e noi gli daremo la caccia. Ma dobbiamo stare attenti perché se morde anche solo una volta, uccide. Nemmeno faccio in tempo a prendere la cassa bonus e sento un rumore molto brutto. Ho sentito qualcosa io. Pensavo, sarà Boxy? Si sta già facendo vedere? Mentre cerco una caverna, volevo dirvi che chiaramente è uscito il nuovo gioco, Project Playtime. E all'interno di questo gioco c'è Boxy Boo. Boxy Boo c'è in questo mondo. Prendo un po' di legno, molto carbone e ferro. E dentro la caverna nella quale stavo scavando, trovo un qualcosa. Credo di averlo trovato. Ne sono abbastanza certo. Ma forse non fa niente. Forse non è proprio lui. Cioè, nel senso, forse si deve discatolare. Non lo so. Perché tecnicamente questa cosa penso proprio sia Boxy Boo di Project Playtime. Soprattutto un indizio è questa redstone, che appunto tecnicamente è una redstone che io direi di prendere. Però sta a simboleggiare un po' il ketchup. Capite a me, cioè nel senso non posso propriamente dirlo, meglio non dirlo per YouTube, però il ketchup. Io direi però di far così. Questa qua la chiudiamo. Ok, perfetto, tecnicamente è chiusa, non può uscire. Ah, però è notte. Strana quella scatola, ma lì per lì non ci ho dato molto peso. Così decido che l'unica cosa da fare è trovare un villaggio. Di solito le cose strane succedono lì. Pensavo che abbiamo bisogno di un villaggio. Allora, io di solito non gioco sulla Bedrock Edition, questa è la Bedrock. Ma lì, cioè, sono normali quegli alberi bianchi, scusatemi. Oh, in realtà qui nevica. È qui che vedo per la prima volta, nella sua forma più cattiva, Boxy Boo. Oh mio Dio, l'ho trovato! Vedete, è proprio lui, c'ha proprio quella scatolina. Ma che schifo è! No, 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 no. Vai via. No. Cosa vuole fare? Sono morto! No, 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 mi stai inseguendo. Devo andarmene in casa. Lì ci sono i miei oggetti lì fuori. Però ci sono anche gli scheletri. Questo è il problema, capite? Ma lui mi uccide in un colpo. In un colpo. No, 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 no. Grazie. Ridatemi tutto, per favore. No, per favore. C'è proprio lui, c'è proprio il signorino. Brutto, brutto, brutto. Ok, ciao, sono qua dentro. Non mi succederà assolutamente niente se sono all'interno di una casa così confortevole come quella del villager. Signore, può spostarsi? Si devo dormire. Non posso dormire perché sono i mostri. Ho tantissimo pane ora perché ho trasformato quelle balle di fieno in cibo. Io direi di farmi tipo un'armatura. Così, so che non è completa, ma almeno è meglio di niente. E sta ancora qua. Ma che cosa vuole da me, da questo villaggio soprattutto? Perché era spawnato nel villaggio, questo è il problema. Oh mio Dio, mi sta facendo gli agguati. Brutto, brutto, brutto. Ma vedete che qua effettivamente c'è della redstone per terra. Ok, qua posso dormire, perfetto. Dormo, allora. Così almeno magari lui brucia durante il giorno. Forse. Ok, lui non brucia durante il giorno, però gli scheletri, gli zombie sì, quindi almeno un problema in meno ce l'abbiamo. Ciao, che fai? Mi sembri fermo. Come mai sei fermo? Ah, perfetto, l'ho potuto colpire, avevo visto. No! Ok, però rispondono qua perché per fortuna avevo dormito. Ok, lui se ne sta andando però, vedo. Io me ne devo andare da questo villaggio. Scrivetemi nei commenti se dobbiamo continuare ad indagare il segreto. Iscriviti al canale, grazie, sei il migliore.